Siamo con Stefano Caruso, Caruso e Minnini, loro sono siciliani, una terra splendida, il mare, le colline, le montagne, no? I vostri grandi vini. Ha portato qualche novità, perché il Vin Italy è sempre un palcoscenico internazionale. Sì, è una vetrina internazionale, un'anteprima. Noi, come, e questo è l'undicesimo anno che siamo presenti in questo momento importante, in questa fiera internazionale. Quest'anno ci siamo presentati a Verona con delle novità. Le novità principali sono un rosato di Nerello Mascalese, che è una varietà tipica della nostra zona dell'Etna. Noi l'abbiamo vinificata nel Trapanese in bianco per ottenere, credo, uno splendido rosato con profumi e aromi interessanti. Altra novità, uno spumante siciliano. Riteniamo che la Sicilia possa anche fare la sua parte e dire la sua, non nell'ottica di emulazione di altre regioni che fanno degli ottimi e dei grandi spumanti, ma come apporto ulteriore per un paese come il nostro, quello italiano, che può esprimere grandi spumanti da nord a sud. Ecco, uno spumante di Catania, uno spumante con una presenza di acido malico, con un'uva estremamente interessante, che ci sta dando anche questo grandi soddisfazioni per gli appassionati di questo mondo. Voi siete a Marsala, sappiamo benissimo, una terra splendida anche per certi liquori che ci sono, no, dalle nostre, il vino liquoroso, però il vino lo stanno facendo in tutte le parti del mondo oramai. Allora, qual è il vostro valore aggiunto come Sicilia, ma soprattutto anche come Italia, perché quando si va all'estero si va come prodotto italiano, non come prodotto siciliano. Ma io credo che in questo momento la mia è una città, Marsala, è famosa per il nome, perché il Marsala è un prodotto liquoroso che ormai è distribuito in tutto il mondo. Credo che in questo momento, per la particolare situazione politica italiana, credo che tutto il paese, le distanze si siano riaccorciate. Adesso ci sono imprenditori che non sono più del nord e del sud, ma sono imprenditori italiani che stanno cimentandosi nella competizione con i produttori internazionali, e la Sicilia in questo momento credo che si stia allineando al resto dell'Italia con prodotti che sono anche di eccellenza, e non prodotti come 20 anni fa erano considerati vini da taglio. Credo che il nostro prodotto in questo momento possa dire la sua nei vari mercati, e credo che si stia apprezzando in tutto il mondo.